Allora, diciamo, il corso si struttura sostanzialmente non di certo in base all'età, perché secondo me comunque l'età non è importante, visto che comunque ci sono tante persone che iniziano tardi, come altre persone iniziano da bambini. Diciamo che la struttura del corso è più basata, diciamo, sull'esprimere sia i valori dello skateboard, quali magari sotto forma di sport, quali ad esempio le comunità, perché diciamo lo skateboard, prima di essere uno sport, è una comunità, è uno stile di vita. Difatti posso dire che io esorto sempre magari i ragazzi, finito il corso, di trovarsi insieme, di trovarsi agli skate park, di consigliarsi a vicenda, di creare appunto una piccola comunità. Allora, a livello tecnico, diciamo, abbiamo tre diversi livelli, base, intermedio e avanzato, dove nel livello base tendiamo a dare un primo piccolo approccio alla tavola, quindi è più un gioco. Mentre quello intermedio già iniziamo a creare una sorta di struttura del corso più basata già su, non sui trick, ma sul muoversi, quindi roba più tecnica, fino ad arrivare alla parte finale in cui ovviamente insegniamo il grind, trick, quarter, diciamo appunto se passiamo da un gioco a un vero e proprio sport. È importante perché possiamo dire proprio il fatto di aiutarci l'uno con l'altro, perché lo skateboard è quello sport che è sia individuale ma allo stesso tempo collettivo. È individuale perché ovviamente sulla tavola andiamo da soli, ma è collettivo perché ci troviamo un gruppo, troviamo degli amici, spesso e volentieri troviamo persone che terremo per tutta la nostra vita al fianco, e quindi è proprio il concetto di collettività che mi piace dare ai bambini, ed è proprio questo secondo me il valore da trasmettere. L'obiettivo del corso dello skate è formare sia bravi skater, ma soprattutto brave persone che non siano appunto legate allo sport, dell'io ad esempio faccio un trick migliore di un altro, perché non esiste, è una cosa che non esiste, perché uno può essere bravo a fare un trick come un altro può essere bravo a farne un altro. Quindi non abbiamo un metro di giudizio, il metro di giudizio è il divertirsi. Mi piace rivedermi in loro, perché io devo essere sincero, mi è sempre mancato una figura che mi insegnasse in questo modo uno sport, che non mi desse soltanto nozioni tecniche, ma mi desse anche un concetto di umanità, di amicizia, perché io appunto con i miei bambini tendo a essere prima di tutto un amico e un maestro, quindi ci scherzo, ci gioco, rimanendo sempre autorevole, perché comunque è molto importante. Però a me, sì, io sono dell'idea che prima di imparare bisogna sempre divertirsi, e quindi ciò che voglio trasmettere è il divertimento nello skateboard.